secondo turno sulla notte per i lavoratori e le lavoratrici a giornata. Siamo qui tutti insieme dalle 5 di questa mattina a presidiare i cancelli dell'azienda e abbiamo deciso questa protesta in assemblea tutti quanti insieme e portiamo avanti le nostre rivendicazioni. L'azienda ci ha presentato un piano industriale che noi non definiamo un piano industriale, noi lo definiamo un taglio industriale, perché l'azienda ci ha prospettato, a fronte di un organico di 203 persone attuali, di arrivare a 107 persone. Ci prospetta delle 53 linee produttive presenti qui nel sito di tagliarne 24, facendone rimanere solo 29. Questo per noi è assolutamente inaccettabile. Per cui stiamo chiedendo che questo taglio industriale si modifichi radicalmente e diventi invece un piano industriale. Siamo forti del fatto che i lavoratori e lavoratrici di questo sito hanno competenze e professionalità, oltre 200 persone che in questi anni hanno dimostrato di valere e di portare risultati alla multinazionale. Lo dicevamo anche prima.